Anche ringrazio mia sorella Neisseria, la quale ultimamente, grazie a lei, che è stata silente per qualche tempo, mi ha dato una grande notorietà, perché sono praticamente rotto, non c'è tutto questo allarme. Però lei mi ha dato notorietà perché sono mesi che facciamo convegni, conferenze stampa, andiamo nei comuni, facciamo incontri con i genitori, perché si è focalizzata tutta l'attenzione su questa vaccinazione, ma tutte le vaccinazioni. E io chiedo il vostro aiuto qui, perché devo mandare dei messaggi, questo fa vedere il slide, da portare nel mondo sociale sulle vaccinazioni. Perché è importante capire che non è che c'è stato l'allarme meningite e vaccinandovi contro la meningite voi eviterete le altre malattie, prevenibili con le vaccinazioni. Assolutamente no. Perché se io vi dovessi chiedere a tutti quanti qua, qual è l'ultima volta che avete fatto la vaccinazione contro il tetano, sicuramente avete una risposta di una copertura minima. Il tetano è una malattia ancora più letale della meningite. Poi, quello che mi preme dirvi è che in una campagna vaccinale, è una campagna di sinergia, non è che la possiamo fare solo noi nei centri vaccinali, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, delle associazioni, delle mamme, dei pediatri, dei medici di medicina generale. Deve essere tutta una rete che ci permette di implementare le vaccinazioni, perché in questo momento siamo in una fase critica, nel senso che le vaccinazioni sono scese sotto una certa percentuale, che è quella del 95%. Beh, dovete sapere che sotto questa percentuale del 95%, quello che noi studiamo nelle vaccinazioni, che si chiama effetto gregge, non esiste più. Nel senso che lo scudo, che questo 95% di persone vaccinate avevano contro l'introdursi della malattia infettiva, non c'è. Quindi tutti siamo vulnerabili, quelli che siamo stati vaccinati e quelli che non sono vaccinati per l'urgenza e quelli che non si possono vaccinare perché hanno delle problematiche sanitarie che non li possono far vaccinare. Quindi è un interesse della collettività quello di vaccinarsi, ancor prima della singola scelta. Andiamo avanti. Ecco qua. Noi abbiamo cominciato ad avere i primi vaccini, che sono quelli di questi rami bassi di questo albero, che sono, ve lo dico perché poi sono scritti in inglese, sono il tetano, la pertosse, il morbillo, la difterite. Ecco, per esempio, anche la difterite dopo 42 anni c'è stato un caso in Italia e un caso in Spagna. La persona è deceduta non perché non sapevano che malattia fosse, non scoperto quando hanno fatto la autopsia, che era la difterite. Poi sono arrivati questi nuovi vaccini, come vedete quelli sono più moderni, sono più di questo ultimo periodo, che sono quelli contro l'influenza, contro l'ozono, contro il rotavirus, contro la meningite. Io sono velocissimo, perché ho questo esperimento di essere velocissimo, però vi voglio dire che abbiamo dei vaccini che devo, non dico sponsorizzare, ma devo comunicare, che forse sapete, non sapete che ci sono, e che il calendario vaccinale della Regione Calabria è il calendario più progredito che abbiamo in Italia, in Europa e forse anche nel mondo, che abbiamo qui. Perché molto abilmente qui nella Regione Calabria si vuole, come dire, battere la strada della prevenzione primaria. Quindi abbiamo tutta una serie di offerte vaccinali per tutte le fasce d'età. Ecco qua tutti i vaccini che ci sono. Allora, vi voglio dire, a parte che alcuni non si fanno più perché il vaiolo si è eradicato alla mare e quindi non si fa più, però vi voglio dire che noi, per esempio, nella Regione Calabria diamo a tutte le persone che hanno 65 anni di età, in più, che hanno già superato 65 anni di età, il vaccino contro il zoster, che è una malattia, detto il fuoco di Sant'Antonio, che è una malattia gravissima, perché è mutilante, è una malattia che dà grossi problemi, e noi lo offriamo in tutti i centri vaccinali, lo offrono anche i medici di medicina in generale, perché noi con loro abbiamo fatto una convenzione che lo fanno anche loro, ai loro pazienti che hanno questa fascia d'età. Noi diamo anche a tutte le persone a rischio, senza nessun pagamento di ticket, tutte le vaccinazioni, sia per il pneumococco, che è un'altra batteria che dà un'altra forma di meningite che sia contagiosa, e sia contro il meningococco, tutte le facilità. Sempre vi dico però che dopo i 65 anni il vaccino contro la meningite non si può fare più, come quanto ci sono la meningite B non si può fare più dopo i 50 anni. Adesso vi cresce sulla vaccinazione. Su questo vi voglio dire, questa è una cosa importante, che le infezioni batteriche stanno diventando sempre più resistenti agli antibiotici,
se andiamo avanti così, ritorneremo nell'era pre-antibiotica, nel senso che non ci saranno alcun mezzo per guarire le malattie infettive. Molti germi stanno diventando antibiotici resistenti. E quindi, non ci sono, che prevenzione non si ha. Al momento è giusto, al bisogno. Poi volevo dire un'altra cosa, che l'ufficio vaccinazione di cui ci interessiamo noi, l'ufficio vaccinazione, quando partite, venite per segnalare, noi possiamo consigliare i vaccini da fare e come comportarvi quando tornate, se avete qualche disturbo, qualche problema. Eccolo qua, questo è mio sorello, mio fratello, che non mi sorello, ecco. E la destra rimane in vincita. Questo è il batterio di cui tutti abbiamo avuto paura, avete paura in quest'ultimo periodo. Ecco, volevo dire un'altra cosa, non sono più. Allora, la Listeria meningitis è divisa in 5 serogruppi, l'A, B, C, Y e V135. Quelli che sono i vaccini che noi abbiamo sono questi qua. Abbiamo un vaccino monovalente contro la meningite C. Poi abbiamo un vaccino tetravalente, quello che va di moda moltissimo in questo periodo, che non ha il gruppo B, perché il gruppo B è dovuto a un tipo di listeria molto particolare, alla quale multiforme, e deve avere un vaccino a parte per poter essere combattuto.